Onorevole Gualtiero Caffaratto, ci risiamo, nel senso che lei si sta impegnando a Roma, finalmente qualcuno che si dà da fare per riportare quello che ci è stato tolto nel periodo oscuro della gestione PD, ovvero parliamo del Tribunale di Pinerolo. Il sindaco Salvai dice che è una missione impossibile, lei invece ovviamente non ritiene corretta questa affermazione. Ma allora, la situazione del Tribunale è sicuramente complicata, anche grazie al menefreghismo di qualcuno che c'era prima di me. Ovvero? Ovvero, ovviamente, la senatrice Zanoni, che a suo tempo disse appunto che non si poteva più far niente perché il suo ministro aveva deciso così, eccetera, eccetera. Scusa, eppure ricordo bene che durante la campagna elettorale la Zanoni invece aveva promesso a molte persone, molte delle quali me le hanno confermato direttamente, che salvava il tribunale. Ma lo salvava, ma il tribunale è chiuso. Non l'ha salvato, l'ha fatto chiudere, non ha battuto probabilmente basta i pugni sulle scrivanie giuste, o non si è impegnata come avrebbe potuto fare. Guarda, io martedì sarò nuovamente al Ministero, perché voglio capire realmente tutta la situazione, ma più mi interesso della situazione, più vedo che ci sono delle porte che si aprono. Quindi questa situazione ha qualche possibilità di essere portata a casa anche nel breve periodo. Anche perché comunque qualcuno si è dimenticato che il Tribunale di Pinerolo era tra i più efficienti in Italia e, essendo di proprietà del Comune, ristrutturato da poco oltretutto, ci sono molte più possibilità rispetto agli altri 31 tribunali che sono stati chiusi dall'ex ministro Orlando. Ecco, qualcuno afferma però che è molto complicato riaprire il tribunale a Pinerolo. Ma le cose semplici, se fosse semplice, non sarebbe neanche stato chiuso. Però io voglio collegarmi ad una situazione che ormai tutti hanno visto. Anche fermare l'immigrazione era impossibile, secondo i precedenti governi, secondo l'Europa, secondo chi aveva in mano certi poteri. Ma i dati sono sotto gli occhi di tutti, l'immigrazione è stata ridotta in modo drastico, riducendola dell'80% rispetto ai dati dell'anno scorso. Insomma, onorevole, lei rappresenta il nostro territorio, rappresenta il pinerolese. In tutti gli anni precedenti, negli ultimi quasi 30 anni, abbiamo avuto rappresentanti locali al Senato, in Parlamento, abbiamo avuto addirittura un ministro, il ministro Ferrero. Guarda caso, abbiamo perso tutto. Tutto. Ci hanno portato via tutto. Il Tribunale è prioritario ed è obiettivamente un pochino più semplice, però perché, come ho detto prima, la struttura c'è, è operativa, è questione di un po' di burocrazia, di mandare giudici, mandare cancellieri e renderlo nuovamente operativo. Il carcere è tutto da fare, ma teniamo conto che sono due progetti entrambi presenti nel contratto di governo con i 5 Stelle, che sono persone fino ad ora che si sono dimostrate a Roma leali e corrette, per cui ritengo che qualche possibilità ci sia, e finché c'è una possibilità io darò tutto per riportare a Pinerolo e al pinerolese qualcosa di quelle tantissime cose che in questi ultimi anni ci sono state portate via.